Carlo Zimbone, capogruppo Faia Cireale. Oggi ci troviamo in una splendida via della cittadina Etnea per valorizzare che cosa, Zimbone? Siamo qui ad Acireale, in una delle strade più antiche di Acireale, via Daffnica, che è stata oggetto di queste 2 giornate fai di primavera. Le giornate fai di primavera, come tutti sanno, sono volte a promuovere e valorizzare i beni storici, artistici delle nostre città e ad una raccolta fondi per sostenere le opere del FAI. Avvalendoci degli apprendisti ciceroni, i giovani studenti del liceo scientifico, del liceo classico di Acireale, delle scuole medie di Acireale, abbiamo avuto modo di accompagnare i visitatori nella scoperta di queste collegi e chiese di Via Daffnica che spesso sono chiuse al pubblico. Quali sono le chiese che secondo lei vanno tenute e vanno prese in considerazione? Ma qui ci troviamo nella chiesa di Gesù e Maria, che è un gioiello. Ci sono delle tele bellissime che purtroppo versano in cattivo stato di manutenzione che necessiterebbero di restauri. Poi abbiamo aperto il Collegio del Buon Pastore, che è uno storico collegio di Acireale che raccoglieva le giovani che, insomma, orfane nel periodo fine dell'Ottocento, primi del Novecento, e comunque ancora oggi è in funzione, che accoglie minori stranieri non accompagnati. Abbiamo puntato anche l'attenzione su Piazza Pasini, che è un gioiello, anche questa di Acireale, molto poco conosciuta ai più, con bellissimi palazzi dell'ingegnere Panebianco. E ancora la chiesa di San Michele, che è in fase di restauro, e il Palazzo Gambino, che è un altro palazzo nobiliare di Via Daffnica. Il FAI punta alla valorizzazione di altri siti? Beh, certamente di volta in volta viene puntata l'attenzione su vari siti. Dimenticavo di citare anche il Collegio di Santa Venera, che è molto interessante, la chiesa che si trova qui in Via Daffnica. E di volta in volta, per le giornate fa di primavera, cerchiamo di puntare l'attenzione su siti che sono poco conosciuti.